Beccata! Come quella... Oh, maroni, in inglese. Benvenuti in Kiwi! Siamo con... Crystal il Cigno. Crystal il Cigno. Oh, come te chiami? Chiara. Chiara. Chiara Ferragni, no? Insomma. Ta sorella. A cugina, siamo a cugina. Cugina. Dai, è da una cugina lontana. Che te frega? Senti, la prima volta che vieni qua a Romix? No, sarà la decima, penso. Addirittura la decima. Ma io sono anziana, raga. Dai. Non t'ho chiesto, raga. Io non t'ho chiesto. Senti, ma come te trovano i nostri amici su Instagram? Cioè, stai su Instagram? Sono Chiara Renegade. Chiara Renegade, mi raccomando. Ma Jeep, non famo pubblicità, zippa, che Jeep ancora non mi ha pagato. Quindi lo vedete scritto qua da ste parti, Chiara Reine, che mi raccomando raga, seguitela sta tipa che se fa, sta moto l'hai fatta tu però, fammi sapere. Sì, è fatta di Eva Poam. Ma io non ci credo, sì, l'hai commissionata da qualcuno secondo me, questa non è farina del tuo sacco, di la verità. Ma se vuoi te lo dico, non è farina del mio sacco. Ah, beccata, becca. Senti, vabbè, però ora è fantastico, brava, brava, mi piace proprio, mi raccomando, raga, seguitela, sta tipa! Raga, statevi buoni, raga, statevi buoni, che questo ha vinto il torneo, ha vinto, siamo con... C17. Oh, come te chiami? Lapis. Lapis, oh, bravo. Mi raccomando, raga, come, solo Lapis te chiami? Chiamavo Lapis. E ora? Su Instagram come te trovano gli amici nostri? Su Instagram Lorenzo trattino sotto Lop trattino sotto Lopez 98, un po' lungo. Lo trovate scritto qua sotto, trovate scritto, mi raccomando raga. Ti piace questa edizione del Romix? Guarda, per essere post Covid diciamo di sì, dai. Mi forse perché è ancora venerdì. Magari domani è un po' meglio, mi aspettavo un pizzico meglio, soprattutto per i cosplay. Dai, domani sarà meglio. Speriamo, che dici? Speriamo. Dai, e mi raccomando, raga, seguitelo a sto tipo! Andiamo a vedere chi altro dobbiamo dare fastidio. Andiamo a vedere, oh, pure tu, dove te ne vai? Vieni qua. Come te chiami, raga? Come vi chiamate? Aiden. E Mirsch. Ecco, scusa, aspetta. Straniero lui. E tu ti chiami? Aiden. Abbiamo capito. Tu invece? Emir. Emir, ma sì, parli italiano, sì. Un po'. Come quella. Oh, maroni, in inglese. I can understand him a little though. Ah, ok. What's your name? Emir. Emir. Oh. In Instagram, what's your name? Kioma.cos. Vabbè, ho trovato il sito qua sotto, ragazzi. I will show you, it's fine. Do you like this Romix? Yeah, of course. It's the first time here? Yeah, out of country, actually. This year is the best of the time of the Romix. I cannot buy tickets for tomorrow, it's sold out. I'm gonna cry in the house today. Che c'ha? C'è il gufo, c'ha l'aquila, c'ha. Come te chiami? Di personaggio o di nome? Tutto devi dire. Silver Ash del Dark Knights. Oh, l'aquila, come si chiama l'aquila? Senti, come ti trovano i nostri amici su TikTok, Instagram, cioè stai, sì? Ma Alessio, mi raccomando, raga, seguite Ma Alessio, e anche l'aquilotto suo che... Che carino! Oh, come te chiami? Anamici. Ah, come? Anamici. Tu invece? Rukawa. Tu come te chiami? Di nome vero? Di essere umano nome? Di essere umano. Massimiliano. Tu? Edoardo. Vi piace questa edizione del Romix, raga? Raga, dovete dire la verità però, eh? Non ci ha pagato nessuno. No. Allora proprio tipo verite. Dì. Beh, è un po' fittizia perché... Ah. Posso argomentare? Argomenta, sentimo. Allora, io da qui giravano voci che qua era chiuso, il parco era chiuso, invece... Girata io la prima voce. Sì? A posto. Allora hai creato molto caos. Ho creato caos. Complimenti. Stamattina. E quindi, ecco, un po' fittizio, però... Non si può andare di qua, non si può andare di là, però mi pare che stanno un po' tutti... Hanno riaperto. Oh, meno hanno riaperto. Quello, devi sapere che ho fatto sta cosa stamattina. Poi hanno detto, ah, oh, hai visto? Vabbè, abbiamo fatto una cazzata. Abbiamo fatto una cazzata. Sì. Ha detto, vabbè, senti,
accento tipicamente toscano. Hai capito? Esattamente. Oh. E tu invece, ora voi, raga, da dove venite? Secondo te, mi accento, palese, dai. Secondo me tu vieni dalla Sicilia. Bravo. Cazzo, bravo, bravissimo, sì. Oh, tu invece vieni da Bolzano, però Bolzano bassa. Sì. Oh, sì. Vedi, azzeccate. Ci ho preso, raga. Mi raccomando, ragazzi, seguiti a sti tipi che poi famo tutti una partita de basket. Dai, raga. Oh, siamo con... Mirko. Mirko, come si chiama il tuo personaggio, zi? Dante. Dante Alighieri? Il mitico Dante Alighieri? No. Dante da Devil May Cry 5, questo. Ah. Grazie, caro. Senti, è il primo anno che vieni a Romix, tu? Beh, no. Non più di 10 anni, anzi, più. 10 anni addirittura? Sì. Ah, vabbè. Senti, ma come te pare questa edizione? Guarda, meglio di niente. Nel senso, io so 2 anni, da prima della quarantena... che come tutti più o meno non facciamo niente, io che mi sono tagliata la barba 2 giorni fa. Perché quando ce l'avevi lunga? Parecchio, abbastanza. Parecchio lunga, tipo qua ti arrivava, va me? No, un po' me, però stiamo là. Insomma, lunga, quindi così almeno non pensavo al cosplay. Quindi. Ah, dici tu, ce l'avevi harto da pensare, ce l'avevi? No, perché sennò dopo mi piava male, vedo, tutto il tempo senza fare niente, sinceramente. Me curo a barba, me curo. Me curo la barba, poi quando è tra. Senti, ma i nostri amici come te trovano su Instagram? Stai su Instagram, sì? Sì, su Instagram. Su Instagram è The Devil Hunter 89. Vabbè, l'ho trovato tutto scritto qua da Stefano. Sì. Vabbè, mi raccomando, ragazzi, seguite a sto tipo, dai! Oh, qua ci stanno, che c'è sta, zi? Ci stanno gli unicorni, ci stanno. Che stiamo a fare con sti cavalli? Ma chi siete, raga? Noi siamo i My Little Pony. Ah, siete il My Little Pony. E tu come te chiami? Io sono Rarity. Chi? Rarity, tu sei? Io sono la morte. Tu sei la... Ah, ho capito, raga. Senti, mamma mia, questo è questo l'unicorno. Fammi vedere il My Little Pony. Fammi vedere. Senti, fammi una cosa, raga. È la prima volta che venite qua a Romix, raga? Sì. A Romix, sì. Ci veniva prima. Come te chiamo? Come vi chiamate su Instagram? Ci state? Sì, certo, io sono Kevin. Come? Kevin, semplicemente Kevin te trovano. Esatto. A te invece? Klaus con Klaus. Ok. E tu invece, caro? Jack Atom. Jack, vabbè, tanto raga, lo vedete qui sotto scritto i loro cosi. Vabbè, raga, tu con sto fucile però mi raccomando, se stanno a fare rapina a casa di carta, stanno a fa? Magari. Eh? Magari. Vabbè, raga, questo me lo porto io. Ci vediamo, raga. Ciao, caro. Per questa nuova edizione del Romix c'è anche la novità dei tatuaggi. Andiamo a vedere chi è che si sta. Ho saputo che c'è sta chi fa anche i tatuaggi. Allora, questa è la novità del Romix. Hanno messo una parte dove fanno proprio i tatuaggi per davvero, raga. Andiamo a vedere, ma chi è il tatuatore di voi? Tu, pure voi sei tatuatore? Allora, tu non sei tatuatore, tu te li fai addosso i tatuaggi, ti fai. Fa vedere i tatuaggi, vedi, oh. Questo è tatuaggio. Come vi chiamate, raga? Io sono Francesca, la Laguna delle Sirene, e l'altra tatuatrice che è dentro si chiama Consuelo. Consuelo si chiama? E voi fate i tatuaggi qua, li fate? Sì. Oh, ma li fai tu, pure tu li fai i tatuaggi? Sì. Ma che c'avete? Uno studio a Roma c'avete? Che c'ha? In 2 studi diversi, uno a Garbatella e uno a Nomentana. Ok, che sarebbe questo? Sarebbe? Quello? Fa vedere che cos'è. Ah, qua c'è sta una sirena e un unicorno, una sirena. Che la fate? Fa vedere, raga. Oh, vedi? Senti, ma la prima volta che venite qua ho saputo. Sì, è il primo anno che hanno introdotto i tatuatori. È il primo anno? Trovate bene, state a fare un po' dei tatuaggi? Tatuiamo, sì, ma è bello passare da spettatrice a partecipante con lo stand, perché insomma comunque il Romix è una cosa dove vado da sempre. Ma... Vabbè, dai ragazzi, te lascio il tatuaggio, quanti tatuaggi hai fatto oggi? No, oggi uno in realtà, quindi oggi... uno per ora. No, sì, meglio oggi. Uno che zero, come si dice, meglio uno che incarciar culo, sì, giusto? Dai raga, ci vede, mi raccomando, fatevi far tatuaggio da sta tipa, mi raccomando. Andiamo a vedere chi altro c'è sta. C'è un altro tatuatore, tu tatui? Troppo no. Tu non tatui? No.
Perché no? Non sai disegnare, zi? Bravissimo, esatto. Non... Cioè, l'ha detto così, in modo talmente esplicito che... Che non sai disegnare. Vabbè, ho capita. Tu sei tatuatrice? Ma che cazzo stai a dire? Tatuatrice. Oh, fammi vedere. Allora. Oh, qua vedo un po' di robetta, vedo. Quali hai fatto tu di sti tatuaggi? Questi hai fatto tu? E questi qua chi li ha fatti? Questo è un ragazzo che lavora nel mio studio. Ok. E questo la sua fidanzata che è la tatuatrice. Ah, ma questo mi pare di conoscerlo. Questo mi pare di conoscerlo. Così, che... Così su una gamba mi pare di conoscerla. Mi raccomando ragazzi, Ocio. Mi raccomando. Senti, ma tu come te chiami? Giada. Giada. E ci stai su Instagram qualche cosa? Giadush. Come? Ah, difficile questa. Giadush. Giadush. Du SHK. Vabbè raga, ho trovato scritto qua sotto da qualche parte. E quindi oggi quanti tatuaggi hai fatto? Oggi pochi perché qua c'è veramente troppa ressa e non sappiamo bene ancora come organizzarsi. Uno l'hai fatto? Sì. Ha voglia. Ma incuriosito, questa persona, tu sei tatuatrice? No, sono solo tatuata. Tu te li fai fare addosso i tatuaggi? Sì, esatto. Oh, come te chiami? Vieni qua. Fatte vedere. Fatte vedere come sei... Raga, boni. Come te chiami tu? Il mio nome d'arte o il mio nome da due? Tu. Ok, Kim. Come? Kim. Come Kim Possible. Come Kim Possible. Oh. Su Instagram ci stai però? Sì, chimera.justpeach. Vabbè raga, come ti ho scritto qua? Vabbè, senti, quindi tu te li fai fare addosso i tatuaggi, cioè tu non tatui, però a te piace. E te li fanno loro, te li fanno? C'è la mia ragazza che tatua. C'è la tua ragazza che tatua, quindi tu c'hai la tatuatrice privata, sì, c'hai. Ah, ah. Ocio. Mi raccomando. E che personaggio sei? Il 6? La Mu. La fantastica La Mu. Oh, vedi. Vabbè. Quindi ragazzi, mi raccomando, fatevi la tua da tipe e andatela a seguire su Instagram come chimera.justpeach. Brava. Dai ragazzi, ci vediamo alla prossima. Oh, e siamo invece qui con un'altra fantastica tatuatrice. Come si chiami? Antonietta, ciao. Ciao, è quella che abbiamo visto poco fa con la cosa del Vegeta. Mi raccomando, raga. E quindi la prima volta che vieni qua? Sì, è la prima volta che abbiamo questo stand a Romix, speriamo sia una delle tante volte, speriamo organizzata al migliore dei modi. Ti piace questa situazione? Molto, moltissimo. Senti. È bellissimo. Raga, non ci vede evidentemente, vabbè. Senti, ma quanti tatuaggi hai fatto oggi? Dice un po'. Oggi due. Due, raga, questa ha battuto il record, gli altri uno, l'altro non sapeva disegnare. Che è il fidanzato suo che ha detto non sapeva disegnare, tu devi un po' insegnare al tuo ragazzo a disegnare. Sì, un po' di scuola tocca farla in effetti. Da. Vabbè, dai, mi raccomando raga, seguitela come su Instagram, come te chiami? Antonietta Arnone Arts. E invece lo studio dove lavori, come si chiama? Machiko Tattoo Shop Trastevere. Vabbè, tanto vedete scritto qua sotto raga. Mi raccomando, andate a fare un bel tatuaggio da sta tipa che... Gamba, raga. Mi raccomando, ciao! Oh, e siamo qui con chi siamo? Sora di Kingdom Hearts. Ok. Child di Genshin Impact. Vabbè, senti, ma su Instagram ci state, raga? Sì, ci sto. Cioè, fammi. Ci state, come te trovano gli amici su Instagram? Se mi volete cercare sono OniYugix. Tu invece? Pura Colors. Come? Pura Colors, vabbè. Sì, ma vi piace sta giornata di Romix, raga? Sì, è il mio primo giorno per me. E ci primo siamo... giorno? Non in generale. Ah, ecco. Dopo tutti questi anni, dopo la pandemia, si ritorna finalmente a un attimo di normalità, quindi sì. Vabbè, sì, ma chi è sta? Che sta a stacchiare? Ma questa cos'è? La chiave del tuo cuore? Dai raga, mi raccomando ragazzi, seguite a ste tipe e mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like, insomma tutte le cose che avete a fare
ma non fate mai. Quindi lo ricordiamo agli amici di iscriversi. Sì, iscrivetevi, se no guarda. Se no guarda, ve la metto con la chiave, ve la metto, Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao cari!